siamo in Belgio all'Ibis Hotel, non siamo più in Inghilterra dove tutti ci odiano e questo l'abbiamo capito, siamo in Belgio dove anche qui abbiamo è reciproco comunque il fatto dell'odio, vabbè, è reciproco. Tra l'altro sono uscito, eravamo a Calais, quindi in Francia, esco dal porto, non, niente più passaporto eccetera, e dico finalmente mi metto a destra e adesso lascio passare tutti a sinistra. Che succede? Arriva un inglese che mi suona, mi urla, mi dice spostati, e ovviamente in inglese ho detto move on, e poi ho detto ma sei scemo, ma siamo in Francia, testa di... E infatti avevo ragione io, cioè addirittura mi seguono fuori nell'odio di stare a sinistra piuttosto che a destra. Va bene, comunque siamo qua nell'Ibis, ma non è finita lì, ma è finita. Allora andiamo all'Ibis. Macchina, a parte che non si capisce dov'è perché Google Maps ti dà una posizione. No, Google aveva ragione. Google ti dà nella casetta là in fondo. Ecco, già sbagliato. Poi la reception. Invece l'hotel te lo dà qua. Ma l'ingresso è stato con una bella sbarra, due sbarre. Non c'era nessun segnale di niente, che bastava scrivere per favore, magari non in italiano, per favore avvicinarsi alla sbarra, la sbarra si alza in automatico. 20 minuti, tra l'altro abbiamo anche anticipato il traghetto, grazie ad Elisa, abbiamo fatto un magheggio, quindi eravamo anche in anticipo, abbiamo perso un'ora per entrare nell'Ibis. Gentilissimi dei vecchietti, dei signori. Gentilissimi, poi tra l'altro... sono arrivato fino alla fine a trovare l'entrata. Ma poi tra l'altro hanno chiesto anche cosa fosse quella cosa sul tetto, va bene, ma non è questo. Ma poi arriviamo all'hotel, ho detto, vabbè, però sarà finita. No, perché ci fanno pagare 5 euro in più che non si capisce mi perché. Mi fa spazzatissimo, ora infatti, mi dico, ma Elisa, Elisa era incazzatissima, infatti gli fa, no, ma è 102. No, ha farfugliato qualcosa, non c'aveva voglia. Tra l'altro la mia collega Filomena mi ha detto che i belgi sono un po' particolari, eh? Sono un po' scherzati. Arriviamo qua. Nella stanza più piccola, sembra quella di Pozzetto, sembra quella del tac, preso questo, tac, mangio, tac, tiri giù il letto, tac. E infatti qua c'è il letto di Pozzetto. Ma non è il letto di cui volevamo parlare invece che siamo entrate. Elisa entra in bagno e fa, guarda un po' qua, cosa c'era? Sigaretta in un luogo dove è svegliato a fumare, tra l'altro, sigaretta pisciata e tra l'altro spazzatura completamente piena. Sono andato giù con cortesia, gli ho detto, guarda, queste sono le foto, gli ho detto, queste chi la fa? Guarda, era così, in bagno le condizioni erano queste, poi c'era the rubbish in the trash. E già non so se poi parlavano bene in inglese. Cosa che una statua, va bene, ti cambio la stanza. No, grazie, bene, buona posta. Proprio il modo. Ma secondo me siamo fatti male noi, perché abbiamo questo modo di fare un po' da milanesi. Poi cambiamo la stanza, tutto a posto. Come vedete, c'è andato quella con la vista sull'autostrada che erano 5 euro in più che abbiamo pagato prima, che veramente era per esatto. E ovviamente non per andare avanti a parlare, però anche perché ci avrei anche un po' di fame. C'erano i capelli sul letto. Era pieno di capelli sul letto, però a questo punto io di andare ancora che non erano i miei, ve lo assicuro. Andare un po', adesso vediamo. Le federe le metto. Le federe le mettiamo, mica di prendere, non so, qualche malattia strana. Mi ha detto che non era previsto che ci poi... fossi pure io, perché ha detto questo qua. E per fortuna siamo arrivati e c'è il letto di Pozzetto, eccolo qua. Tra l'altro qua sicuramente molti come noi volevano alzare questo per avere più spazio, si è spezzato lì. Infatti se voi lo alzate, andate contro natura, lo spezzate. Vabbè, questo è il letto degli astronauti dove io dormirò. Letto degli astronauti con le cinghie tipo quella di malati. Però, tecnologia avanzata, qua dietro si può far vedere. Vieni. E luce fu. No, ma però c'è la 230, c'è anche la presa USB. E luce non fu. Va bene. Allora, dopo questa disavventura, comunque siamo in Belgio, domani andiamo a fare un giro, non so dove, forse per Senda Spa, ma non lo so, forse a Bruxelles. Va bene, comunque siamo sulla via di ritorno e basta, è stato è divertente. Basta. Altre cose che sono successe oggi di divertenti. Va bene, basta. Oltre al pub, quando siamo andati al pub. A parcheggiare in quel posto dove non siamo riusciti a fare la passeggiata. No, vabbè, poi c'era sulla spiaggia di Dover, quindi appena fuori c'erano le navi che scaricavano probabilmente il petrolio e c'erano un gruppo di ebrei, proprio ebrei, che facevano il bagno completamente vestiti. Quindi vedevate questi ragazzi, uno fa quello che vuole, con la calzamaglia nera il ragazzo, perché non so, probabilmente... Che poi faceva freddo, quindi le capivo. Ma c'erano 15 gradi il bagno, con il vento. Era 15 gradi col vento. Era 15 gradi con il vento. Non era tanto per fare il bagno vestito. E poi tra l'altro lì non è una vera spiaggia, invece c'era scritto swimmers, attenzione swimmers, lo fate a vostro rischio e pericolo. Ma probabilmente siamo proprio strani noi. Vabbè, poi siamo andati al castello di Leeds. Ah, il castello di Leeds, bellissimo. Per l'amore del cielo, il castello più bello del mondo.
34 euro, 34 sterline a testa, Però, potete tornare. aspetta, 34 sterline a testa, poi un Però giorno, potranno. però vale per un anno, quindi No, poi bello, sono bello. cavoli Però a tuoi. questo punto io di castelli ne avrei fini sopra te, al massimo qualche letto castello. Boh, questa è la nostra avventura di oggi, non è per criticare, è semplicemente per sorridere insieme. Per I sorridere, per capelli, chi non drammatizzare. trova i capelli, una sigaretta in un, chi, una sigaretta in un appartamento no smoker, chi non lo trova? In Italia è sempre così, Noi non no? li troviamo di solito, però. È proprio il Ho Belgio. finito ogni parola. Filomena, dimmi se il Belgio è effettivamente così, no? Perché Ah, se è sì. così, noi facciamo un giorno e poi torniamo a casa. Ah, e poi non abbiamo precisato Ma proprio noi. empatia zero è sta qua. Che. Eravamo lì. Poi con un buon inglese, tra l'altro, perché ormai l'accento ci è venuto tutto, anche Elisa. Sì, Porca voilà. miseria, gli ha detto 100 euros. Are you sure? Così è proprio sveggia. E questa qui era lì così, una statua. Bene, io vado alla cameretta. Spero di non prendere nessuna Va bene. malattia strana né Comunque non niente. vorrei dire, ma noi abbiamo per cena abbiamo il fish and chips, io ho cheeseburger perché non mangio fish, non mangio Stiamo chips. mangiando di merda, io. E non c'è il microonde, questo qua l'abbiamo preso a pranzo. Non so come sia, No, sinceramente. disastro. Io, è un anno che mi Questa era la frigo, allenavo, c'è mi una sono stanza. No, non c'è rovinato. nessuna Mi stanza là sono dentro. rovinato qui, qua, qui, qui, qua. E poi mi sono rovinato anche lo stomaco. Se tornerò a casa sarà un disastro. No, no, comunque Ma sia. Mangiamo di schifo. la lasagna al La lasagna, pub? wow, buonissima ragazzi, una lasagna da provare. Non Andate in prendete mai Inghilterra a le provare la lasagna. pizza e lasagne in Inghilterra, non Mai, non fatelo. Anche fatelo, se non anche fatelo. noi l'abbiamo Secondo fatto per voi non curiosità. fatelo. Non fate No, ma poi come non so se avete visto lo short. Se andate al pub, io ho ordinato, ho detto, ah, no, lasagna per Sofia, vediamo com'è. Io ho ordinato il pollo col curry e col riso, proprio curry. Ma arriva sta roba che c'era una roba in crosta col pollo. E assaggio e faccio, tanto Lisa sta facendo la. E assaggio e faccio, ma probabilmente qui al pub si usa poco curry. E anche il riso, probabilmente, o se lo sono Anche i dimenticato. vicini dicevano che non c'era il curry, anche i vicini hanno detto che non No, c'era, poi quindi dopo 5 minuti, questa qua fa, va dal urla, vicino, va al vicino di. urge. Ma non è quello che ha ordinato, quello col curry? E quello fa, no. Ah, mi sa che l'ho portato al signore di là, allora. Intanto Lisa cerca di uscire. Sì, puoi uscire. Non c'è, va bene. No, ma volevo raccontare, ho fatto lo short, ma non la descrizione. È probabilmente così, siamo noi che siamo troppo milanesi, siamo troppo precisi, ma neanche. Ma. Hanno sbagliato direzione, Cioè, tu ragazzi. fai così, vieni in Inghilterra, in Belgio, chiedi qualcosa, poi quello che viene, viene, cioè, tipo la lotteria, tipo tiri giù. Io avevo ordinato il pollo, ma un maiale, ti ha Dai, dato ma quello. chi si capita prima di sbagliare? Lì Tutti sei a me! cattivo! Sei cattivo! Tutti a me! Sì, sono cattivo. E sì, sono cattivo, pretendo di avere quello che ho ordinato, ma io, dicevo, ma io ho detto, ma va benissimo, era Io buonissimo. mangio fish and chips, che sicuramente sarà congelato perché poi siamo basati in mare, quindi abbiamo Vabbè, preso comunque una arietta, il fish and chips è l'avete capito, fresco. non prendeteci troppo sul serio, noi scherziamo, però ci piace Cioè, guardate condividere. la tovaglia. Comunque Però i vedi pure capelli la ci sono. tovaglia, ti va bene? Abbiamo dato male. Comunque i capelli c'erano, e anche la pisciata con la sigaretta. Ma poi in una stanza dove avete fumato. Ciao amici, adesso spero di riuscire a caricarlo perché non è detto che riesco a caricare sta roba. Questi ci bandano da YouTube. Ci bannano. Non abbiamo detto per quale ibis è un uno qualsiasi. No, ma aspetta che scrivo la lettera, aspetta, No, io poi non la faccio. lei scrive delle Io non robe. faccio passare così le cose. Massacra. Che cazzo di Quando l'ha massacro? fatto una volta al Burger King, poi ci hanno messo la croce, si è più Hanno detto che gli andato. davano un menù gratis. Lo mettete nel. Che poi noi andiamo sempre al Burger King. Va bene. Ciao amici. Vediamo se sono caricato. Bianco, ragazzi, bianco. Comunque è divertentissimo. È bello essere in vostra compagnia. Ciao.